Assessore Piccioni. Sì, alcune considerazioni che io vedo ovviamente le conclusioni che farà il sindaco sull'argomento complessivo. Intanto che punto siamo, giusto per dare la notizia, la ricostruzione è stata fatta, quindi non riparto da allora perché è stata fatta i consiglieri, sono abbastanza puntuali, ormai infatti sono abbastanza lunghi. A che punto siamo? Noi abbiamo avuto una presentazione da parte dell'AMO sull'approvazione del progetto preliminare e diciamo non molto tempo fa il deposito del progetto definitivo. E qui ovviamente si apre una fase del progetto definitivo, che è le osservazioni alle produzioni di impatto ambientale che noi abbiamo presentato, noi dico un po' tutti, perché abbiamo presentato i partiti, i comitati, l'amministrazione comunale, quindi tutti ci siamo andati a fare per portare avanti le stesse osservazioni, all'incirca, qualche piccola differenza, che hanno un po' lo stesso filone, cioè la statale 16 è indispensabile, va fatta in un modo che noi riteniamo giusto affinché vengano collegati quattro caselle autostradali, l'estremità nord e l'estremità sud della provincia, come abbiamo sempre detto, superando il confine comunale. Quindi noi abbiamo proposto anche qualcosa che riguarda gli altri comuni, siamo andati addirittura a disegnare la rotatoria a San Giovanni, ma giusto per dare l'idea di come secondo noi va fatta una statale che deve servire l'intero territorio provinciale, anche se non abbiamo competenza di progettare su altre realtà. Siamo nella fase appunto delle osservazioni, le abbiamo presentate, il tempo delle osservazioni è scaduto, non c'è stato un diniego delle osservazioni, perché gli enti che si devono pronunciare non sono l'ANAS, sono i ministeri competenti. L'ANAS è l'ente che progetta e che esegue l'attività. Non dico che quello che ci ha risposto a noi l'ANAS sia una cosa che ci deve far stare tranquilli, anzi, ha sicuramente peggiorato la situazione del nostro punto di vista, però è anche vero che noi continuiamo sulla strada che abbiamo tracciato, cioè a sostenere la nostra idea di prosecuzione oltre il conto. Strada che diventa ancora più complicata forse dopo le risposte, perché l'ANAS cosa ha fatto? L'ANAS non ha risposto, ha controdedotto alle osservazioni che ha presentato l'amministrazione comunale, i cittadini e i comitati, dicendo dal nostro punto di vista la statale non deve superare il CUC per alcuni motivi, e li ha spiegati, li ha detti anche prima la Ronchi, li ha detti Mignani, e cioè ha detto che è conforme al PDCP, che il traffico è ridotto nella zona sud di Misano, che il progetto è stato condiviso. Anche io ho delle perplessità su quello che ci ha detto, perché effettivamente su queste tre cose sbaglia la se risponde in questo modo. Prima di tutto perché non è vero che il progetto è conforme al PDCP, il PDCP traccia, dipendendo mille volte, una linea diversa rispetto a quello che l'ANAS ha progettato. Quindi già questa è una cosa che hanno sbagliato nella risposta che hanno dato. È vero che il traffico si riduce nella zona sud, ma è anche vero che potrebbe comunque essere sostenuto una strada di questo tipo, quattro corsie, ma anche due corsie sul nostro territorio, fino a superare il CUC, fino a collegare il casello di Cattolica, che è quello che noi chiediamo per collegare il territorio. È vero che il progetto è stato condiviso? Sicuramente sarà stato visto dalle amministrazioni, se ne sarà discusso, ma non è stato sottoscritto dalle amministrazioni, non è stato mai sottoscritto dall'amministrazione comunale di Misano, che ha sempre sostenuto la posizione contro l'ordine del giorno di Zangari, l'ordine del giorno fatto in consiglio, approvato da tutti, dove abbiamo sempre sostenuto che la statale deve consentire il diritto fino a superamento di conto. Questa rimane la nostra posizione e continuerà adesso la nostra posizione fino a quando i ministeri competenti, infrastrutture in testa, il ministero di locale competenza, ci dirà che quel progetto non può superare, se ci dirà che non può superare il conto. Dopodiché starà a noi decidere come amministrazione comunale, come gruppo di maggioranza, come consiglio, che tipo di considerazioni fare. Però io non mi darei sempre così per vinto, perché già un anno fa abbiamo detto tanto una statale fatta, adesso sono arrivate queste osservazioni che non sono positive, queste contraddizioni dell'anno, diciamo, non è mai fatta, cosa facciamo le cose fare? Invece non è vero, dal nostro punto di vista, siccome l'idea nostra è giusta, dobbiamo continuare a perorare fino in fondo, discutendo anche con gli enti più competenti, che sono i ministeri, poi con il sindaco, gli incontri a Roma, eccetera. Ed è quello che cerchiamo di fare in fondo. Dopodiché altri tipi di soluzioni eventuali che si considerano, io non ho notizie di danni, io sono contento che mi ero a parlare più con te che con noi, che siamo comunque la maggioranza del comune, però io non ho notizie che la statale verrà fatta, che verrà fatta tutta interrata. Io ho il progetto, noi abbiamo il progetto, diciamo così, definitivo, che è stato depositato a qualche delle osservazioni, che prevede di passare
Belvedere, fra Vedo Bologna e la parrocchia, insomma, così ci intendiamo, abbiamo tutta la zona, in parte interrata, in parte scoperta. Quello è quello che noi abbiamo dall'ANAS e su quale abbiamo fatto osservazioni dicendo che non va bene. Se tu hai informazioni diverse, verrà fatta tutta interrata, io non lo so, saranno delle ipotesi, così che la provincia paventerà, io non lo so, però qui non abbiamo notizie di questo genere, altrimenti saremmo qui a dire, bene, quel progetto non ce lo vogliono finanziare, forse ce n'è un altro, discutiamo, ma non siamo ancora a questa fase. Siamo ancora alla fase precedente nelle quali noi abbiamo fatto le osservazioni ai ministeri competenti e aspettiamo sulla produzione patrimoniale una risposta da questi e non dall'ANAS, che tra l'altro ha risposto anche in maniera, dal nostro punto di vista, non corretta, perché ha riportato dei fatti o comunque delle notizie non del tutto reali. È vero, l'ha detto anche da molti prima, che non sono vere perché il traffico non è vero che si riduce, il TCP non è conforme a quello che il ministro ha disegnato. Anche perché abbiamo sempre con questo vituperato PDCP, PDCP traccia una linea tratteggiata dove dice che in fase di definizione del progetto saranno le amministrazioni locali, una volta deciso l'intervento definitivo, che tipo di tracciata effettivamente verrà realizzata. E quindi io cercherei di andare oltre alle solite responsabilità, la firma di Magnani, il progetto precedente, sì, quelli sono fatti di storie che ormai conosciamo e che hanno magari anche segnato il percorso di questa statale che è arrivata in questo modo. Però io penso che noi dobbiamo guardare avanti, insomma, dobbiamo cercare di portare a casa la soluzione migliore, a ripiegare su una soluzione diversa. C'è sempre tempo, l'importante è che noi lavoriamo compatti, e lo dico sempre perché la compattezza di un consiglio è importante, non accusarsi a vicenda, per poter portare a casa il risultato. Così come abbiamo fatto, concludo Presidente, quando abbiamo presentato le osservazioni, dove, diciamo così, in maniera trasversale, da destra a sinistra, anche se qualcuno è mancato in osservazioni, comunque da comitati e cittadini hanno presentato un'osservazione che dice la stessa cosa. Io penso che ancora possiamo lavorare su questo obiettivo. Tutto quello che verrà, qualora, perché finché non abbiamo una risposta definitiva dobbiamo continuare a lavorare in questo senso, qualora saranno rigettate avremo modo di capire, di discutere insieme qual è la strada da intraprendere. Io penso che siamo in questa fase, quindi nulla è perduto, anche se effettivamente queste osservazioni con l'introduzione dell'ANAS hanno un po' minato il terreno sul quale noi pensavamo di muoversi in maniera un po' più tranquilla. Sull'ordine del giorno della Rumpi, dico solamente, l'ha detto già il consigliere D'Achille, io penso che tagliare i punti con gli enti che in qualche modo realizzano e progettano questi interventi non sia mai il modo giusto per trovare una soluzione. Se noi tagliamo i punti con gli enti subordinati che decidono su questo progetto, vuol dire in qualche modo accettare inevitabilmente quello che ci viene proposto. Continuare a collaborare, a discutere in un rapporto civile fino alla fine ci dà la possibilità forse di portare a casa il risultato. Io penso che dobbiamo prendere in questo modo, per quello noi non siamo d'accordo sul tuo ordine del giorno. Se tu togli la parte di eliminare la collaborazione eccetera, noi siamo d'accordo. C'è la critica al progetto, c'è la critica all'ANAS, c'è la critica alla provincia, a tutti. La sosteniamo anche noi, diciamo che va bene. L'importante è che rimanga quella dicitura che noi diciamo, il progetto deve proseguire fino a quel punto. Se tu poi ci metti un emendamento, una parte di emendamento che ce lo rende invotabile, noi non possiamo votarlo, pur continuando a sostenere la posizione che abbiamo sostenuto fino a quel punto.